passato poco più di un mese dall'inizio della guerra in Ucraina. Fin da subito cittadini e associazioni in tutta Europa hanno attivato la macchina della solidarietà per venire incontro alle necessità dei profughi che hanno dovuto lasciare il paese per salvarsi dai bombardamenti. A Torino, uno dei centri nevralgici della solidarietà è rappresentato dal Sermigal Arsenale della Pace, che fin dai primissimi giorni del conflitto ha immediatamente aperto le porte ai cittadini che volevano dare una mano attraverso la raccolta e la distribuzione di beni di prima necessità di ogni genere, oltre all'accoglienza in loco, con risultati addirittura sorprendenti. Noi siamo l'Arsenale della Pace, un arsenale di guerra trasformato in arsenale di pace, quindi credo che il messaggio che cerchiamo di trasmettere è proprio quello che l'uomo può ricominciare anche dalle situazioni più negative ed è quindi quello che ha sempre mosso tutte le nostre azioni pratiche nella città di Torino e nel mondo dove siamo. E anche in questo caso, appena scoppiata la guerra, ci siamo interrogati su come aiutare e dare un segnale di speranza sia alle persone che vivono in guerra, sia a noi che sentiamo molto di più questa guerra, molto più rispetto ad altri in altri continenti, perché è proprio alle nostre porte. Siamo stati travolti da uno tsunami di buona volontà e di disponibilità che ha sorpreso anche noi subito e che ci ha comunque trovati disponibili a dire va bene, grazie di quello che ci portate. Quando la gente arrivava e diceva ma se volete vi do un'ora o un'ora di tempo e collaboro con voi a fare i pacchi, abbiamo detto sì, grazie. L'abbiamo detto senza renderci conto che sarebbe stato un aiuto grandissimo, immediatamente, proprio come per dire abbiamo bisogno di un segno di speranza, cerchiamo di darlo con l'aiuto che vi portiamo, cerchiamo di darlo anche alle persone che arrivano qua. E devo dire che è stata una catena continua che adesso si è molto ridimensionata dopo un mese dall'inizio della guerra, ma proprio 4-5 giorni dopo l'inizio abbiamo iniziato ad essere proprio travolti da questa marea di persone e marea di materiale che ci ha permesso di fornire 51 tir pieni di materiale di alimentari, di materiale sanitario, che sono le prime cose che ci hanno chiesto e che noi abbiamo mandato. Una delle principali necessità dei profughi che si trovano al confine o che raggiungono paesi più lontani è rappresentata dall'aspetto sanitario. Grazie anche alla collaborazione con la Onlus Rainbow for Africa è stato possibile, per esempio, allestire un ospedale da campo al confine con la Moldavia. Proprio la raccolta di farmaci e materiale sanitario, gestito tra gli altri dal banco farmaceutico, rappresenta uno degli aspetti più delicati e importanti della raccolta. Quello su cui insistono molto ieri sera, che nella call che abbiamo fatto con i nostri che sono presenti in Romania, sono i farmaci, che purtroppo dei quali sono veramente sprovvisti, e materiale sanitario, quindi bende, garze, farmaci da banco che possono tranquillamente circolare senza grossi problemi. I farmaci invece da ospedale, i kit di suture eccetera, sono su richieste, credo che quelli non li può prendere la gente comune, chiederemo alle ditte o faremo degli acquisti con le donazioni che ci sono arrivate. Questa raccolta intanto abbiamo già fatto partire moltissimo materiale perché stanno in questo momento installando l'ospedale mobile alla frontiera moldava. Noi abbiamo fornito qui come farmaci ancora validi, sono quelli che vengono donati dalla gente quando non li usa più o perché cambia la terapia o perché viene a mancare un paziente, molti scatoloni di farmaci, dei più disparati perché i pazienti che arrivano hanno moltissime necessità, da quelle acute alle loro patologie normali che magari si sono scompensate durante la fuga e durante i bombardamenti perché non riuscivano nemmeno ad accedere ai loro farmaci. Poi invece attraverso la sottoscrizione che è stata lanciata e attraverso le somme che sono state raccolte, i funzionari del banco e altri volontari hanno potuto radunare, acquistare moltissimo materiale per le urgenze, per allestire l'ospedale da campo che viene installato alla frontiera moldava con moltissima strumentazione anche. La situazione è in continuo divenire, quella dei profughi, e di difficile previsione, poiché legata agli sviluppi del conflitto, sul quale a oggi non vi è alcuna certezza. Allora, io credo che il grosso dei profughi rimane in Romania, Polonia, Ungheria, cioè molti rimangono vicini all'Ucraina perché sperano di poter tornare.
Quelli che fanno dei viaggi lunghi di sicuro sono quelli con problemi sanitari, perché sanno che in questo modo possono trovare nei nostri paesi la possibilità di cura. Persone che avevano dei legami con persone ucraine già presenti in Italia, diciamo che sono da scoprire, perché arrivano quotidianamente tante persone, a noi li manda direttamente la prefettura e sono le situazioni più disparate. Di sicuro fino adesso sono quelli che avevano comunque un'idea di poter arrivare qua e di avere una risposta. Proseguendo purtroppo la guerra ci sarà un esodo maggiore, perché dipende se le persone che sono fuggite proprio nei posti vicini e vivono quindi in condizioni più simili alle loro rispetto forse al nostro livello e modo di vivere, probabilmente se troveranno terra bruciata in Ucraina e se questa situazione sarà piuttosto lunga dal punto di vista politico per decidere come proseguire, molti di loro magari si sposteranno. Chiaramente se arrivano o quelli più anziani, che moltissimi sono rimasti ancora là in Ucraina, e se saranno obbligati a venire ci sarà il problema di un'accoglienza adeguata, perché la risposta immediata anche qui in Italia è stata sì, diamo disponibilità, accogliamo, tutti pensando che l'accoglienza sia di pochi mesi. Sarà così?